Ben ritrovati tutti amici di Rubrica Rossonera, questa sera il nostro Milan alle 18:55 contro il Celtic giocherà la quinta e penultima giornata dei gironi di Europa League. Come ben noto saranno ancora assenti Ibrahimovic e Leao e il Milan si affiderà a una squadra ormai che ha un'identità di gioco ben precisa. Il Milan giocherà con un 4-2-3-1, la formazione ormai sembra delineata, partiamo con Gigio Donnarumma, con Diogo Dalot, che subentra a Calabria, Kier, Gabbia, Theo Hernandez completano il reparto difensivo. Che sì, e Krunic, ecco la novità, Krunic davanti a difesa con Castillejo, Calhanoglu, che sembrerebbe che abbia vinto il ballottaggio con Brahim Diaz, e Jens-Petter Auge alle spalle di Ante Rebic. Il Celtic risponde con un modulo a specchio, sempre il 4-2-3-1, giocherà con Bain in porta, Elamed terzino destro, Julien Ayer centrali, Laxalt, vecchio conoscenza rossonera, a sinistra, con Brown e McGregor davanti alla difesa, con Christie, Ncham e Yonoussi, trequartisti, dietro all'unica punta che è Edouard, che è giocatore che ha mancato all'andata, un giocatore molto talentuoso, l'allenatore Lennon. Il Milan ha perso solo uno degli ultimi precedenti con il Celtic in tutte le competizioni, infatti il Milan ha vinto 7 volte e pareggiato 3, trovando il successo negli ultimi 4 di fila, e il Milan ha vinto, se ricordate, anche all'andata grazie alla rete finale di Jens-Petter Auge. La partita sarà trasmessa alle 18:55, verrà trasmessa in diretta su Sky Sport 1, 201 e su Sky Sport 200. 52. Analizziamo insieme la classifica. La classifica che in questo momento del girone H vede il Lille primo con 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, con 10 gol fatti e 4 subiti. Il Milan secondo con un punto in meno, quindi 7 punti. Lille ne ha 8 con 4 partite, 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta con 7 reti fatti, 5 gol subiti. Poi c'è lo Sparta Praga, che ha vinto 2 partite e ne ha perse 2 con 9 gol fatti, 9 gol subiti, e poi chiude il girone di Europa League il Celtic con 4 partite, 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, 5 gol fatti e 13 gol subiti. È una partita molto difficile quella col Celtic, perché sappiamo che le squadre come il Celtic non mollano mai, squadre scozzesi, squadre che in qualche modo sono sempre ostiche. E il Celtic, che in campionato è seconda con 11 punti in meno rispetto ai rivali del Rangers, ma in 13 partite ha vinto 9 partite, 3 partite pareggiate, una sola sconfitta. Cosa c'è che non va tendenzialmente nel Celtic? Che nelle 13 partite ha preso 13 gol, quindi è una squadra che concede molto e quindi è una squadra che il Milan deve saper in qualche modo, anche con azioni ragionate, cercare di impensierire. È importantissimo vincere oggi, perché con una vittoria oggi il Milan si avvicinerebbe allo step della qualificazione dei gironi di Europa League, un obiettivo concreto, un obiettivo fondamentale sia per quanto riguarda l'aspetto economico, ma anche e soprattutto per un continuo processo di crescita della nostra squadra, dei nostri giovani che stanno in qualche modo facendo le ossa in questa competizione, che è una competizione che va veramente onorata e bisogna cercare di portare più avanti possibile il club, perché è un ritorno di immagini importante per un Milan vincente in giro per l'Europa, in giro per il mondo. Il Milan sta tornando, il segnale al campionato italiano è già arrivato, dimostriamolo continuamente anche in Europa. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiediamo di mettermi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rossonera e, mi raccomando, 18:55, sintonizzate di fare il nostro grande, magico Milan. Ciao a tutti e buona serata!